Quindi propongo a Colucci di intervenire, diciamo, con la sua Salve. relazione. Eccomi. Salve, eccoti, pronto. Sulla emigrazione. A te la parola. Allora, Hai buongiorno. sempre 20 minuti, te lo ricordo, diciamo, e continuerò a ricordartelo. Benissimo, ok. Buongiorno e grazie per questo invito, anche per la cura, la preparazione con cui è stato preparato questo incontro. Ricordo quattro seminari che hanno anticipato questa iniziativa, quindi mi sembra che è una strada molto precisa quella che è stata tracciata. E la mia relazione si dedica a flussi migratori compresi tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine degli anni Ottanta del Novecento, cercando di individuare i nessi e i legami tra l'azione del movimento comunista in Italia e lo svolgersi di differenti esperienze di mobilità che hanno segnato in maniera indelebile lo sviluppo storico, sociale, politico, economico della seconda metà del Novecento nel nostro paese. La proposta interpretativa che vorrei condividere con voi muove attorno a due orizzonti generali. Il primo, quello di comporre dentro uno sguardo il più possibile unitario movimenti migratori differenti, nello specifico quattro movimenti migratori differenti, la ripresa dell'emigrazione italiana verso l'estero dopo la Seconda Guerra Mondiale, il primo, il secondo le migrazioni interne che esplodono tra gli anni 50 e 60, il terzo l'emigrazione di ritorno, caratteristica degli anni 70, e il quarto movimento l'immigrazione straniera nel corso prevalentemente degli anni 80 fino a quindi alla fine dell'esperienza storica del Partito Comunista nel biennio 89-90, tra l'altro quando si anima il dibattito sull'immigrazione straniera in Italia, abbiamo proprio la fase diciamo, di chiusura dell'esperienza storica del PC e questa è una relazione piuttosto interessante da sviscerare anche per il futuro degli studi. Quindi quattro movimenti migratori in quattro periodi storici differenti, parliamo di movimenti che hanno un'intensità e una dinamica anche di impatto sul nostro paese decisiva, con cui si attivano e si relazionano inevitabilmente i comunisti in tutte le stagioni che abbiamo cercato di isolare in questa relazione e che cercherò poi di puntualmente un po' di verificare rispetto all'azione dei comunisti di volta in volta. Per capire di cosa parliamo, io vi faccio vedere molto rapidamente alcune slide che in qualche modo ci permettono di capire l'importanza della emigrazione in questo momento. Come vedete, l'emigrazione italiana esplode già alla fine degli anni 40, è un'immigrazione che si rivolge prevalentemente verso i paesi europei, le destinazioni extraeuropee sono meno forti, meno importanti del passato e questa è, dal punto di vista anche della posizione internazionale del PC, una caratteristica molto importante. Come vedete, in Europa i paesi che vedono il maggior afflusso di lavoratori italiani sono innanzitutto la Svizzera, seguita dalla Francia, il Belgio e poi alla fine degli anni 50 inizia la fase importante della Germania che poi diventerà negli anni 60-70 uno dei principali terminali dell'emigrazione italiana. Ma come dicevo prima, ci sono anche le migrazioni interne, questa figura riassume in maniera insomma, abbastanza complessa l'intensità delle migrazioni interne nel periodo compreso tra il 1946 e il 1991. Vedete isolato nel quadrato nero quanto è forte, quanto è straordinariamente impetuoso il movimento migratorio interno che vede prevalentemente un'emigrazione che va a ingrossare le fila a livello demografico, economico e sociale delle aree del nord-ovest, soprattutto nella zona che ci interessa nel periodo che ci interessa. Ma la grande novità degli anni 70, con cui si confronterà, lo vedremo in maniera molto forte, il Partito Comunista, è l'emigrazione di ritorno. Questa gobba che vedete in questa slide tra il 1973 e il 1977 indica
un fenomeno sociale molto delicato, il ritorno spesso causa licenziamento e disoccupazione di centinaia di migliaia di persone, con cui le strutture del partito si confrontano sia a livello nazionale sia a livello territoriale, a partire anche, poi ci torneremo, dal ruolo delle regioni, che in alcuni casi sono a guida comunista. L'ultima Scusami, slide riassume sinteticamente. Sì? perché, no, scusate l'intrusione, sono Paolo Capuzzo, però né io né credo altri vediamo nulla. Possiamo continuare? Sì. E pensavo si fosse condiviso lo schermo, ma evidentemente non si è condiviso, quindi continuo senza le immagini. Stavo dicendo che questi quattro movimenti migratori quindi animano il dibattito all'interno del movimento comunista e lo animano perché in tutte queste quattro stagioni abbiamo una dialettica molto forte tra l'azione dei militanti di base legati anche al mondo sindacale e all'associazionismo. E soprattutto questa azione si ricolloca poi nelle scelte che vengono fatte anche a livello di intervento legislativo e nei vari passaggi con cui si anima questa dialettica. La prima fase, la fase della ripresa dell'immigrazione italiana. Si tratta di una ripresa molto complicata e soprattutto è complicata la posizione del Partito Comunista che è al governo tra il 1945 e il 1947. E si trova con molta prudenza e con molta accortezza a dover condividere l'impostazione che alla politica migratoria dà in quella fase, soprattutto la figura di Alcide De Gasperi, rispetto al rilancio forte dell'immigrazione voluto dalla Democrazia Cristiana. Il Partito Comunista naturalmente è molto prudente, condivide soprattutto durante l'esperienza governativa la necessità di dover combattere la disoccupazione e quindi almeno temporaneamente, almeno parzialmente ricorrere allo strumento dell'immigrazione. Ma soprattutto dopo il maggio del 1947, questa sintonia naturalmente si rompe. E abbiamo quindi la ripresa di una strada autonoma da parte dei comunisti nell'elaborazione di una politica migratoria che è una ripresa molto tormentata e molto complessa. Tra l'altro, l'immigrazione è ricominciata e sono moltissimi i lutti, gli incidenti, anche le contraddizioni, insomma, di questa politica migratoria italiana che aveva firmato a partire dal 1945 moltissimi accordi con paesi interessati a assumere manodopera italiana, ma sostanzialmente non venivano quasi mai garantiti i patti e quindi, diciamo, c'è una fase molto complessa. I comunisti riescono a ricomporre questo momento difficile alla fine degli anni 50 sulla base di una generale visione della centralità dell'immigrazione, anche perché nel frattempo le migrazioni interne diventano sempre più importanti, sempre più forti all'interno del paese. Quindi il tema migratorio si afferma non come un'eccezione del dopoguerra, della ricostruzione, ma come una dimensione strutturale. E a seguito anche di altre vicende che interessano l'opinione pubblica italiana e mondiale, quali ad esempio la tragedia di Marcinelle nel 1956, che ovviamente apre in maniera molto drammatica lo scenario su quella che era la modalità con cui era ripresa l'immigrazione italiana. È importante alla fine degli anni 50 anche la firma dei Trattati di Roma nel 1957, che apre una dinamica di centralità del tema della libera circolazione dei lavoratori che diventa un tema anche affrontato poi soprattutto nel corso degli anni 60 dai comunisti. Migrazioni interne, quindi il secondo blocco di cui mi occupo in questa relazione. Le migrazioni interne esplodono tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, ma sono già un fenomeno molto evidente sotto traccia già alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'impatto delle migrazioni interne ha
una rilevanza enorme sulle strutture organizzative del partito, anche a seguito diciamo dell'esito contraddittorio delle lotte sociali legate ai movimenti per la terra nell'Italia, nell'Italia meridionale, e quindi sono subito vissute come un'esperienza su cui avere una forza e una presenza diversa anche rispetto all'emigrazione all'estero. Ricordiamoci che spesso i comunisti all'estero che agivano a fianco del mondo dell'emigrazione lo facevano in condizioni anche legali estremamente difficoltose, avevano la proibizione di fare attività politica, per esempio in Svizzera, ma la situazione era molto difficile in Belgio. In Italia, ovviamente, lo scenario è differente. Per capire l'importanza e l'intensità dell'intervento comunista in questo contesto delle migrazioni interne, io cito soltanto due esempi, uno di carattere locale e uno di carattere nazionale. Il primo a livello locale è tutto il movimento che avviene nella città di Torino, che rappresenta in questo momento, anche dal punto di vista dell'immaginario, un po' la capitale del movimento migratorio interno. Ebbene, a Torino, già alla fine degli anni 50, tutte le strutture del partito si animano con una dialettica anche interessante per trovare le forme con cui inserire all'interno delle proprie attività, delle proprie iniziative, questa nuova forza lavoro e questa nuova forza sociale che era particolarmente bisognosa di diritti e anche combattiva, anche per l'esperienza che avevano in passato molti lavoratori che emigravano e che si rivolgevano al Partito Comunista. Non è un incontro facile quello fra le strutture del partito e gli immigrati, però è un incontro che dà subito i suoi frutti, quando alla fine degli anni 50 molte sezioni, e questo ha a che fare anche con la trasformazione sul territorio dell'attività del Partito Comunista, molte sezioni si aprono anche a diventare luoghi di incontro, di socializzazione, di sportello dal punto di vista delle esigenze sociali. Abbiamo subito una risposta anche in termini elettorali molto evidente, che ci danno le elezioni amministrative torinesi nel 1963. Il Partito Comunista aumenta di circa il 5% i suoi voti, soprattutto nelle cinture operaie in cui era stata fortissima l'immigrazione negli anni precedenti, e in qualche modo si può dire che dal punto di vista dell'incontro fra questi mondi c'è stata una maturazione, una indubbia maturazione rispetto a ciò che è avvenuto invece soltanto alla fine degli anni 50. Per capire però quanto fosse ancora delicata e intensa questa stagione di incontro, cito molto brevemente le parole di Luciano Rossi, un dirigente torinese che sarà poco dopo sindaco di Grugliasco, che dice: nel rapporto con i nuovi lavoratori, che in gran parte sono degli immigrati, deve cadere da parte nostra ogni schematismo di conquista dell'immigrato in funzione del reclutamento per il reclutamento. Quando l'immigrato lo conquistiamo al partito, esso pone immediatamente tutti i problemi della sua vita. E se noi non li comprendiamo, non riusciamo a dargli uno sfogo, un'organizzazione, un momento di combattimento, è chiaro che diventa solo un numero, non può più assolvere la sua funzione, non si sente partecipe e non diventa dirigente. Infatti non siamo ancora riusciti ad avere a Torino una nuova leva di dirigenti operai provenienti dal mondo dell'immigrazione. Questo per quanto riguarda un piccolo caso locale, che ha ovviamente anche una rilevanza nazionale. Guardando invece allo scenario nazionale, un'esperienza fondamentale su cui si impegna il Partito Comunista è l'abrogazione delle leggi contro l'urbanesimo del 1961. Questo lascito del periodo fascista, che costruiva un legame molto stretto fra contratto di lavoro e diritto di residenza, e impediva materialmente a moltissimi lavoratori di avere la residenza e quindi di porsi in una condizione di regolarità dal punto di vista amministrativo nel momento in cui cambiavano città. C'è una spinta fortissima all'abrogazione di questa legge, non soltanto nelle città del nord, ma anche ad esempio nella città di Roma, dove c'è una immigrazione prevalentemente edilizia che quindi fatica molto, diciamo, a essere riconosciuta dentro lo schema anche di un contratto di lavoro stabile che poi può dare il diritto alla residenza, e quindi di fatto c'è una situazione molto grave dal punto di vista sociale. Centinaia di migliaia di persone che sono irregolari sul piano amministrativo e non possono accedere ad alcuni diritti, e in tante città il Partito Comunista organizza molte iniziative. Riesce a strappare a Torino, per esempio, il domicilio provvisorio, e finalmente nel 1961, dopo anni di lotte, riesce a conquistare l'abrogazione della legge fascista del 1939.
leggere soltanto i nomi delle sei persone che firmano questa proposta di legge che viene poi approvata ci fa capire quanto è forte e quanto è nazionale l'investimento comunista su questa battaglia, oltre a Terracini, Montagnana e Bitossi, i dirigenti nazionali molto importanti. Questa proposta di legge viene firmata da Roasio, a simboleggiare quindi il ruolo del partito piemontese, da Spezzano, dirigente calabrese che aveva guidato come sindaco il comune di Acri e che aveva un'importanza molto, aveva avuto un'importanza decisiva, insomma, anche nei movimenti per la terra negli anni precedenti, e Mammucari, che era stato il segretario della Camera del Lavoro di Roma, la città dove questa legge fascista sulla residenza aveva creato probabilmente più problemi nel corso degli anni 50. Quindi un caso locale, un caso nazionale, per capire quanto è importante anche sulle migrazioni interne l'intervento e l'investimento del PC. Naturalmente nel corso degli anni 60 si aprono poi scenari che vengono rafforzati anche negli anni 70, in cui non c'è solo il Partito Comunista all'interno delle organizzazioni che si richiamano all'esperienza comunista attivo nel mondo dell'immigrazione, del rapporto con gli immigrati nelle città italiane, ma ci sono anche tante altre organizzazioni che spesso riescono a trovare anche una legittimazione, un consenso proprio grazie al rapporto che riescono a intrattenere con queste nuove figure, con queste nuove figure sociali. Passiamo a questo punto agli anni 70, agli anni 70 che, come vi dicevo prima, cercando di farvi vedere le slide, sono segnati dal fenomeno dell'emigrazione di ritorno, lo shock petrolifero del 1973 e la dinamica di rimpatri e licenziamenti che questo produce soprattutto in Germania, in Svizzera, ma in generale in tutta Europa occidentale, porta al ritorno massivo di persone che si ritrovano a rimpatriare nelle regioni italiane. Si tratta dal 73 in poi dell'inversione del saldo migratorio, quindi sono più le persone che entrano in Italia di quelle che escono dall'Italia come emigrate, e il Partito Comunista si trova a fare i conti con questa vicenda in una posizione nuova in alcune regioni, perché si trova a condividere l'esperienza del governo regionale. Dopo il 1970 una delle prime attribuzioni, una delle prime competenze che hanno le regioni è proprio quella sulle questioni migratorie, sull'immigrazione, sui lavoratori residenti all'estero e rientranti. E grazie, diciamo, a questa competenza, i comunisti, soprattutto nelle regioni che governano, è importantissima la regione Umbria con la legge regionale del 1973, riescono a dare una cornice di assistenza, di tutela, di accompagnamento a questo ritorno che rappresenta un punto di intervento sulla politica migratoria molto, molto prezioso. Diciamo che negli anni 70 probabilmente i comunisti riescono a fare nelle regioni quello che non erano riusciti a fare nello scenario nazionale nel corso degli anni 50, quindi costruire con le loro parole d'ordine una politica migratoria legata, tra l'altro, e qui mi ricollego alle due relazioni precedenti, a quelle linee guida rispetto allo sviluppo, rispetto alle politiche rispetto contro la disoccupazione, sullo sviluppo industriale, anche sul rilancio dell'agricoltura, che vengono fatte proprio nello stesso periodo storico. Quindi mi sembra utile e interessante anche questo punto di osservazione, che merita di essere approfondito e di essere raccolto anche in futuro negli studi. Concludo questo intervento con gli anni Ottanta, con il mondo dell'immigrazione straniera. Quindi abbiamo visto l'immigrazione all'estero, il primo scorcio della ricostruzione, abbiamo visto le migrazioni interne, abbiamo fatto qualche accenno sulle migrazioni di ritorno. L'Italia è un paese in cui a partire dagli anni 70-80 a questi movimenti, che non spariscono e che rimangono dei movimenti importanti, si aggiunge l'immigrazione straniera. Nel 1979 il Censis, nel primo rapporto di ricerca di committenza pubblica sul tema, stima a circa 400.000 i lavoratori stranieri in Italia. Quindi l'Italia in qualche modo entra negli anni 80 già con una presenza significativa di lavoratori e lavoratrici che provengono dall'estero, che però sono privi di una cornice legislativa adeguata. La prima legge arriverà nel 1986 e sarà una legge che riguarderà soltanto il lavoro, e stanno dentro un orizzonte di sfruttamento, di marginalità, ma anche di combattività in alcuni territori che la storiografia da poco ha iniziato a osservare.
Qual è il ruolo dei comunisti in questa stagione? Innanzitutto è da mettere a fianco a ciò che fa il sindacato e il mondo dell'associazionismo, soprattutto l'ARCI. Ecco, l'ARCI è un soggetto molto interessante da osservare in questa, in questo frangente, perché evidentemente si muove in contesti in cui riesce a garantire un contatto, un rapporto e anche le prime lotte, le prime rivendicazioni a fianco al mondo dell'immigrazione straniera, soprattutto in questa fase degli anni Ottanta, nei contesti legati all'agricoltura, in particolare in Campania e in Sicilia. Sono ovviamente lotte che hanno diciamo una loro dinamica molto ancora embrionale, e però la situazione diventa evidentemente palese a tutta l'opinione pubblica nel 1989 con l'omicidio di Jerry Maslow nell'agosto del 1989 a Villa Literno in provincia di Caserta. A seguito di questo omicidio si attiva una campagna di mobilitazione nazionale che rivendica una legge giusta, nuova sull'immigrazione, finalmente una legge organica. L'Italia era ancora priva di una legge organica, che sarà poi nel 1990 la legge Martelli. I comunisti hanno un ruolo importante in queste mobilitazioni, soprattutto la FIGC, che si distingue, diciamo, per una rinnovata e più vivace attenzione al fenomeno, e seguono diciamo Sì, con molta guarda bene forza. l'orologio. Sì, io vedo 2 minuti, mi confermi? Ok. Seguono con molta forza quello che succede, e in qualche modo si attiva anche all'interno del PC una dialettica su come costruire una proposta anche su legislativa sull'immigrazione. In questo frangente, però, il ruolo, diciamo, anche a livello parlamentare forte viene preso dai socialisti, che con Claudio Martelli, vicepresidente del Consiglio, attirano, diciamo, un meccanismo di convergenti interessi e di anche monopolizzazione del dibattito parlamentare, per cui riescono ad approvare, secondo quella che era più o meno la loro impostazione, la legge Martelli, che nel 90 sarà la prima legge che governa complessivamente l'immigrazione in Italia. I comunisti votano a favore della legge Martelli, anche se in quel momento, diciamo, si attiva una discussione su temi che poi torneranno in grande attualità successivamente: i flussi, i limiti, i paletti, che cos'è una politica migratoria progressista. Concludo questa relazione sintetizzando questi 4 momenti e un bilancio di questi 4 momenti anche rispetto a possibili incontri nel futuro. Allora, possiamo dire che una linea effettivamente di politica migratoria di successo, che riesce a intaccare e anche a proporre un'offensiva rispetto al sistema e all'equilibrio politico complessivo, riesce ai comunisti, soprattutto nel caso delle migrazioni interne nei primi anni 60 e nel caso delle migrazioni di ritorno nel corso degli anni 70. Fanno invece più fatica i comunisti a trovare una sintesi, nonostante un grandissimo attivismo delle strutture di base, nella fase iniziale, nella ripresa dell'emigrazione durante la ricostruzione dopo il 1945, e nel corso degli anni 80, con l'emergere delle vicende legate all'immigrazione straniera. Sono presenti i comunisti all'interno delle discussioni e nel dibattito pubblico, ma sono meno incisivi a livello di rielaborazione e di costruzione di una politica migratoria. Si tratta di questioni che sarà bene poi nel futuro affrontare in modo più puntuale. Non mancano le fonti, lo stesso Istituto Gramsci ha a disposizione moltissima documentazione su questi temi, quindi spero che avremo molte occasioni in futuro. Passo e chiudo.